Vent'anni fa è stato ucciso il magistrato Paolo Borsellino, esattamente 57 giorni dopo la morte di Giovanni Falcone. Il comune di Pavia ha deciso di inaugurare presso la stazione la via Falcone Borsellino. È di Paolo Borsellino con gli agenti di scorta e 57 giorni fa ricorreva il 20° anniversario della morte di Giovanni Falcone, della moglie e degli agenti di scorta. Noi come amministrazione, anche su impulso del Consiglio Comunale che all'unanimità ha votato la cosa, noi abbiamo deciso di ricordare questo particolare anniversario con l'intitolazione di una via. La via, se vogliamo, è la prima via che si vede arrivando dalla stazione a Pavia, e ed entrambi i magistrati che erano molto uniti dal punto di vista professionale, erano amici, ma purtroppo sono stati uniti anche nel modo della morte. E quindi ci è sembrato bello e opportuno insieme ricordarli con una unica via. E sapete tutti, i magistrati Falcone e Borsellino erano delle persone integerrime che hanno combattuto la mafia innanzitutto semplicemente lavorando bene, lavorando con tutte le loro capacità che erano elevatissime e senza piegarsi a nulla. Non per niente lo stesso Borsellino più volte ricordava una frase che era noi siamo cadaveri che camminano, quindi erano anche perfettamente consapevoli che rischiavano ogni giorno la loro vita. Ciononostante sono andati avanti nel loro lavoro, non dico con serenità, perché la serenità non ce l'avevano, ma sicuramente con spirito di dedizione. Le istituzioni quindi devono, tutta l'Italia deve, e anche il mondo intero, perché i rapporti della Procura di Palermo con il mondo intero ai fini di lotta alla mafia sono conosciuti, tutto il mondo intero deve riconoscenza a Falcone e Borsellino. E quindi oggi io mi onoro insieme all'amministrazione comunale di poter ricordare in questo modo i due magistrati. Sì, io ringrazio tutti voi che siete intervenuti oggi per questa significativa intitolazione che svolgiamo in uno dei luoghi più frequentati della città di Pavia, un luogo di passaggio dove tante persone ogni giorno, migliaia, transitano e da oggi vedranno una via e un parco intitolati alla memoria dei giudici Falcone e Borsellino. Credo che questo sia un atto importante che la città di Pavia ha scelto di fare. Ringrazio tutte le autorità presenti, anche il presidente del Tribunale di Pavia, tutte le forze dell'ordine, la prefettura, la regione, la provincia. È importante essere uniti e se oggi credo un messaggio i due giudici ci lasciano è quello di compiere il proprio dovere, ciascuno nel suo ambito, le istituzioni in primis che devono quindi portare avanti con senso dello Stato, del dovere, di appartenenza, ciò che compiono ogni giorno facendolo al meglio e al massimo delle proprie capacità, della propria dedizione, ma anche un messaggio io credo che deve arrivare, rivolgersi ed innervare tutti i cittadini che in un momento ancor più perché è difficile come questo, devono sentire un senso di appartenenza profondo al nostro Stato, alla nostra Italia, proprio anche per il momento difficile, ribadisco, che stiamo vivendo. E come svolgere il proprio dovere? Lavorando, magari oggi mettendoci un po' di più perché ricordiamo due grandi uomini straordinari. Mi fa piacere anche ricordare che comandante dei carabinieri, il questore, la guardia di finanza in questo momento sono impegnati in prefettura in un'altra attività di lavoro e forse non c'è modo migliore che quello per onorare il ricordo di questi due giudici e lo stesso dobbiamo cercare di fare noi ciascuno nel proprio ambito. Quindi io ringrazio tutti voi che siete voluto intervenire, l'assessore Cristina Agnuta che ha portato avanti questa intitolazione, oggi è bello e significativo dopo 20 anni da quel momento difficile, di dramma, che ci sia un momento di riscatto anche e soprattutto nella nostra città di Pavia.